Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giù di Muscolo a Vita. Questo era un video completamente non programmato, ma MyProtein mi ha appena mandato e mi ha fatto sapere che ci sono gli sconti, i saldi estivi del 60% su tutto l'abbigliamento e in più con il codice Muscolo a Vita, e se cliccate il link qua sotto avrete un ulteriore 25%. Sapete che io lavoro con MyProtein per gli integratori, però non ne prendo così tanti, non sono un fan. Prendo creatina, Impact Whey Protein, il pre-workout, però prendo poco altro. Però mi piace un sacco il loro abbigliamento, perché di qualità è ottimo e di prezzo è stracciatissimo. La qualità è quasi quasi come quella della Nike, ma di prezzo è veramente bassissimo. Calcolate che con il codice i saldi qua sotto estivi magari vi portate via una maglietta performance a 9-10 euro, che è veramente pazzesco. Quindi se volete migliorare il vostro guardaroba estivo per la palestra sportivo quest'estate, ecco, vi faccio vedere le mie collezioni preferite, sia quelle passate che quelle nuove, sperando che anche voi potete prendere degli spunti. Se vi piace qualcosa andate sotto, non c'è obbligo assolutamente, ma se vedete qualcosa che dite, ah sai cosa, quello è interessante, me la prendo, passate qua sotto. Iniziamo. Allora, eccoci con la prima collezione, e questa è la nuova maglia performance top di MyProtein. Ha un tessuto veramente streccioso, regà, e il fit è perfetto. Tu la trovate a 9 euro scontatissima, è di una qualità veramente pazzesca. Il fit è ottimo, se volete una maglietta che vi fa sembrare muscolosi in palestra, eccola qua. Io in tutte queste taglie metto taglia M, a meno che non specifico che sia taglia S o taglia L, però di solito taglia M. Su queste vanno abbastanza lunghe, io sono 180 cm per 80 kg. Questa è veramente, ce l'ho di tutti i colori, ce l'ho così azzurrina, ce l'ho più blu scura, ce l'ho grigia, ce l'ho rosa, e le prendo da 2-3 anni e continuano a migliorarsi. Quindi se volete una buona, ottima maglietta performance, questa è la performance t-shirt di MyProtein. Questo colore è ultra blu. Passiamo alla prossima. Ed eccoci con la seconda collezione, una delle mie collezioni preferite di MyProtein, è la Dry Tech Collection. Se vedete questa maglietta, questo qua è il colore rosso marl, sempre molto strecciante come la performance top, però diciamo che è un attimino più leggera e il fit è un attimino diverso. Io noto che è un pochino più corta sulle braccia, se volete mettere in risalto le braccia, e quando sudate diciamo che si sente di meno, proprio perché è questo tessuto nuovo Dry Tech. Io ho questo colore qui, ma ce l'ho anche in grigio, che è esattamente la stessa cosa, e ce l'ho anche in nero e anche in bianco. Alcuni di voi magari l'hanno visto su Instagram, queste sono le magliette Dry Tech. La cosa fighissima di MyProtein è che per ogni collezione non solo fanno le t-shirt a maniche corte, fanno pure quelle a maniche lunghe, e in questo caso del Dry Tech anche le tank top vests. Quindi questa è un colore, dovrebbe essere grey marl, e come vedete mentre le performance magari sono più tipo un colore quasi unico, questo è sempre un mix di due colori, come vedete qua, grigio e nero, e ovviamente l'hanno fatta pure in grigio e bianco, ci sono un sacco di altri colori. Anche questo scontatissimo se volete andarvelo a prendere. Ed eccoci con la Pace t-shirt di MyProtein. Questa è diventata una delle mie preferite, è una nuova collezione, quindi forse è un po' meno scontata, ma ci sono tutti i colori, sempre in blu, in nero. La differenza è questa è un po' meno strecciosa e tiene un pochino di più la forma che ha già direttamente, e però è tagliata veramente benissimo, cioè se guardate comunque sulle braccia sta veramente molto molto bene. È quasi un tessuto un pochino più leggero, non mi viene in mente, questo magari è più simile al cotone, mentre le due collezioni che vi ho fatto vedere prima, quindi quella performance è sia cotone che elastene, quella Dry Tech è elastene, un po' di, non so se c'è spandex o altra roba, ma questo invece sembra più, diciamo, cotone. E devo dire che è molto comodo anche con una maglietta di tutti i giorni. L'ho presa in blu, l'ho presa in nero, ci stanno altri colori e molto probabilmente me la prendo, ve la consiglio. Ok, promesso. Ultima maglietta che vi faccio vedere, questa è la nuova collezione anche questa, tessuto pazzesco, il colore è Oxblood Marl, non mi ricordo esattamente il nome, lo lascio qua sotto. È un pochino più simile alla Pace, però quasi come se fosse la Pace ma un attimino più leggera, quindi questa per l'estate è veramente ottimo, come sempre fit pazzesco, raga. Cioè, non so se trovate delle magliette veramente migliori di questa. E questa mi piace un sacco perché è un pochino meno attillata, quindi non si vede veramente quanto siete definiti o quanto state bene, ma quando andate in palestra, raga, c'è un fit pazzesco, e quando pompate vi sentite proprio bene. Cioè questa stringe di meno, però con l'impump vi allargate e vi sentite che la stringete, non lo so, è una sensazione bellissima. Sono un po' strano su queste cose. Sarà anche questa scontata, me la sono presa solo di questo colore, ma penso di prenderla in tutti gli altri colori che hanno, veramente
Perfetta, vi consiglio di provarne magari una di ogni collezione che vi ho mostrato, vedete com'è il tessuto, vedete come vi sta sulla vostra forma fisica, se potete, se volete ovviamente, e magari se ne trovate una di queste che più vi piace di più come vi sta addosso, ne prendete anche di tutti gli altri colori. Questa è l'ultima maglietta, vi faccio vedere i pantaloncini e i pantaloni della tuta. Ok, per quanto riguarda i pantaloncini, MyProtein ha veramente una marea molto semplice tipo perdersi in tutti i pantaloncini e dovete stare attenti perché alcuni sono tagliati secondo me meglio, altri un pochino peggio, alcuni più larghi, altri un po' più stretti. A me come fit mi piace più sullo stretto, cioè sopra magari un po' più largo e sotto un pochino più stretto, così per sembrare, per fare quella forma a V. I migliori secondo me sono i ProTech Joggers 2.0, anche questi con gli sconti e con i saldi li troverete a 15€ forse, comunque poco, e sono un pochino più pesanti per l'estate, magari non il massimo, però per l'inverno o se volete semplicemente un pantalone anche da poter mettere fuori dalla palestra che vi stia un pochino più aderente, questo è ottimo, ci sta il colore beige, ci sta il blu, veramente ottimo. E l'altro invece sono questi nuovi pantaloncini che hanno iniziato a fare, io comunque anche di sotto porto taglia M, che sono quelli doppi come potete vedere, quindi hanno un layer interno che vi sta più attillati e poi il layer esterno, e questi sono ottimi per fare tipo gli squat, faccio gli squat, comunque per fare gli squat, e ci sta sia questo colore qua, fighissimo, che il colore blu che è in nero mi sembra, e niente, avere questa aderenza sotto è abbastanza comoda se non l'avete mai provata. Ovviamente guardate il detailing su tutte le cose, veramente perfetto, ma proprio, cioè la qualità di questi ragazzi per il prezzo è assurdo, questi sono veramente stile Nike, hanno pure le tasche perfette qui intorno, quindi questi sono i miei due pantaloncini preferiti, altrimenti hanno anche fatto uscire i loro costumi che sono perfetti, prendete taglia vostra, io porto un M, su M di queste qua sono perfetti. Attenti a prendere altri range perché è molto stretto l'elastico, ho notato, e magari diventa un pochino, devi andare una taglia maggiore, prendere l'elastico che è un pochino più grande, però poi tutta la gamba ti sembra più grande, quindi questi due sono quelli che ho provato e che mi piacciono e che vi consiglio. Passiamo alle tute. Ok, sulle tute io sono veramente molto molto pignolo, nel senso che ho provato i pantaloni lunghi di non so quante marche, di Alpha, di MyProtein, della Nike, della Adidas, di Zara, di H&M, ho provato di tutto per trovare quelli che mi stanno bene, che mi piace come si sentono addosso, giusto perché mi piacciono comunque un pochino stretti, ma non troppo stretti, non eccessivamente stretti, e mi piacciono abbastanza morbidi e mi piacciono abbastanza elasticizzati, ma non troppo aderenti. Ad esempio quelli di Gymshark sono veramente troppo aderenti, poi io che ho delle gambine non ne parliamo. MyProtein ho provati diversi tipi e ogni anno ero tipo possono essere un po' meglio. Quest'anno hanno fatto uscire i City Joggers, ragazzi, questi sono spettacolari, cioè andateveli a prendere, mi sa con lo sconto 25€, ma questi alla Nike sarebbero pantaloni da 70€, e hanno due tasche enormi, questi sono ottimi perché stanno attillati ma non attillatissimi, in più ve li potete mettere sia in palestra che se volete uscire, cioè io me li metto anche per girare, nessuno si accorge che sono pantaloni della tuta o perché stanno così bene. Colore, però hanno solo due colori, ma io vi consiglio di prenderli. Colore bianco, sempre taglia M, quindi la mia taglia attuale, e c'hanno anche in nero. Diciamo che sono aderenti, soprattutto sulla zona polpaccio, ma non troppo aderenti, diciamo, sui quadricipiti, forse so io che ho i quadricipiti piccoli. Vedete un po' voi, ve li consiglio veramente tantissimo. E niente, siamo giunti quindi alla fine di questo haul di MyProtein. So che è una cosa diversa sul canale, magari a non tutti piace, ma volevo solamente mettere fuori questo video perché se non avete ancora provato l'abbigliamento, io non so cosa state aspettando, provatelo, se potete, se avete la possibilità di provarlo, provatelo e prendetelo adesso con lo sconto, sconti estivi, molto meglio, risparmiereste l'85%. Le cose che magari costano 50 vengono molto di meno, quindi se volete qualcosa acquistate qua sotto, vi lascio il codice come sempre, il link in descrizione, se usate il mio link io ricevo una commissione, giusto? Quindi se volete supportare anche me, questo è un modo per supportarmi. Se usate solamente il codice voi prendete lo sconto, io non prendo nessuna commissione, ma l'importante è che usate il codice per voi. Se vi va passate dal mio link e vi ringrazio un sacco. Detto questo, lasciateci un like se vi è piaciuto questo video e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao!